con il nostro programma Primo Cittadino. Ospite dei nostri studi questa sera il vice sindaco di Fossombrone, Michele Chiarabilli. Buonasera. Buonasera. Innanzitutto voglio ricordare ai nostri telespettatori che possono intervenire in diretta telefonando al numero 0721 86 14 33, questi numeri li vedete anche in sovraimpressione, oppure inviando un messaggio anche con WhatsApp al 338 49 68 250. Allora Chiarabilli, io comincerei a parlare della ferrovia, dell'ex ferrovia Fanno-Urbino, perché proprio ieri in regione è stata approvata una mozione del PD che parla di questo riacquisto della tratta. Lei che cosa ne pensa? Ma noi siamo sempre stati favorevoli come amministrazione comunale alla tratta, diciamo, pista ciclabile, perché comunque abbiamo sempre sostenuto che questo tratto doveva essere rivalorizzato, anche perché tutti gli anni ci troviamo costretti a dover ripulire da erbacce continui roghi, e i cittadini spesso e volentieri provvedono a chiamarmi, come chiamano me, chiamano il sindaco e tutti gli altri assessori, e noi siamo costretti ad emettere continue ordinanze alle ferrovie dello Stato, che sono sempre state finora sempre corrette, ma ci hanno detto che non vogliono più sapere assolutamente nulla di quella tratta ferroviaria. Quindi sono 30 anni o più che stiamo parlando di pista ciclabile o ferrovia. Io direi che ormai è giunto il momento che la politica dia un segno concreto a questa situazione. Io tra l'altro avevo parlato tempo fa ad un'iniziativa del PD a Fano con il mio amico Biancani, che comunque è un consigliere regionale, che anzi saluto e ringrazio per questa mozione che hanno portato avanti, però è ora di diciamo stroncare tra virgolette questa situazione. Bene, invece parliamo adesso di sanità. Qual è la situazione attuale all'ospedale di Fossombrone? La sanità è ormai un nervo proprio sempre scoperto della politica, sì. No? Noi abbiamo fatto continue lotte a Fossombrone, abbiamo fatto le occupazioni dell'ospedale per 33 giorni, abbiamo fatto le manifestazioni ad Ancona, ci siamo opposti alla delibera 735 con prima dei ricorsi al TAR, poi al Consiglio di Stato. Poi abbiamo cominciato anche una mediazione comunque con la Regione, e devo dire che con il nuovo governatore, con Ciriccioli, che poi tra l'altro io ho cercato di aiutare alla sua elezione, ma e quindi anche ho portato il mio piccolo aiuto, come l'ha fatto anche altri miei colleghi di giunta, però devo dire che è iniziato un dialogo veramente importante, tant'è che è stata ultimata in questi giorni, diciamo dai primi del mese di ottobre, la nuova dialisi, che presto verrà inaugurata. Poi è stato previsto anche l'acquisto di una nuova risonanza magnetica, fondamentale, importante, perché se vogliamo abbattere queste benedette liste d'attesa, come diceva proprio Ciriccioli, è ora di far funzionare a pieno ritmo tutti gli impianti che abbiamo, perché a Fossombrone abbiamo un'impiantistica veramente unica, perché abbiamo un mammografo digitale, abbiamo quindi la TAC di ultima generazione, poi acquistata anche con i fondi dei cittadini, del comune che avevano fatto, e anche di privati cittadini che avevano fatto delle sponsorizzazioni. Però non si può far utilizzare solo mezza giornata, un part time, quanto ci sono delle liste d'attesa chilometriche, e quindi facciamo funzionare questi benedetti strumenti, è ora. Invece sull'ospedale unico, secondo lei quale potrebbe essere la posizione ideale, diciamo quella più baricentrica? Ma noi come amministrazione comunale di Fossombrone, poi prima ancora che arrivassi io, c'era stato un impegno ben preciso, cioè avevamo votato favorevolmente in una conferenza dei sindaci e continuiamo a sostenere questa cosa. Cioè l'ospedale unico si deve fare, non vogliamo entrare nel merito se si faccia a Chiaruccia oppure case bruciate oppure fosse 6 ore, questo è un problema che io ritengo che i due sindaci, Seri e Ricci, siano persone veramente preparate e comunque molto competenti, e quindi debbono trovare un accordo ben preciso, perché dobbiamo dare ormai una risposta ai cittadini, perché oltre all'ospedale unico, però fare ospedale unico non vuol dire solo anche perché poi eliminare i servizi negli altri ospedali di polo o case della salute, come vogliamo chiamarli, però c'era un impegno ben preciso, si doveva fare l'ospedale unico, ma nello stesso tempo bisognava mantenere i servizi nell'entroterra, perché ci sono delle città come Fossombrone, Cagli, Sasso Corvaro, la stessa Pergola, che necessitano di servizi fondamentali, e noi dobbiamo garantirli ai cittadini, che giustamente ogni anno pagano le tasse e che ogni anno hanno diritto di avere, come i cittadini della costa, i servizi necessari e fondamentali. Ecco, ma se questo ospedale dovesse essere costruito in zona muraglia, ma guardi, per i cittadini di Fossombrone, io penso che questo... Ma adesso
Io penso che non è un problema di 5 o 10 km in più o in meno. Chiaramente questo è un problema che deve risolvere chiaramente non solo i due sindaci di Fano e Pesaro, ma anche il governatore Ceriscioli, e poi se è opportuno che si faccia un incontro insieme a tutti gli altri sindaci dell'entroterra, perché anche loro possono dire la loro, perché comunque la provincia di Pesaro Urbino non è che è composta solo dalla costa, ma bensì ci sono tantissime persone che abitano, anzi forse anche se sono meno concentrate come densità, però nell'entroterra della provincia di Pesaro Urbino. Le vado a leggere una segnalazione di un nostro telespettatore. Una domanda al vice sindaco Chiarabilli. Vorremmo sapere una cosa. Hanno fatto lotte per l'ospedale di Fossombrone anche con l'occupazione dell'ospedale, ma non si ricorda che è stato proprio il suo caro e amato PD a chiuderlo con la giunta Spacca, che ora rinnegano per ben due volte e lo hanno candidato? Ma allora, premesso che l'ospedale di Fossombrone non è chiuso ed è attualmente funzionante, perché ogni giorno mi chiamano dei cittadini, giustamente anche persone anziane, perché c'è qualcuno che purtroppo talvolta si diverte a fare il terrorismo politico, no? E la strumentalizzazione. Qualche giorno fa era uscito anche sulla stampa, mi avevano chiamato dei cittadini dicendo che avevano sentito che chiudeva il punto prelievi. Il punto prelievi di Fossombrone è uno di quelli che funziona meglio di tutti della provincia. Quanti prelievi fanno al giorno? Ma penso più di 160 prelievi al giorno, con del personale qualificato e preparato e volenteroso, perché fa al di sopra delle proprie possibilità. Però cioè, non si possono mettere in giro queste voci ad arte. Chiaramente alcuni servizi andranno rivisti a partire dal nuovo anno, altri servizi verranno potenziati, però molti rimarranno, cioè noi abbiamo attualmente abbiamo 10 posti di riabilitazione estensiva, abbiamo l'hospice che è a livello provinciale, quindi un punto di riferimento per tutta la provincia, poi però nello stesso tempo abbiamo una diagnostica, come dicevo prima, invidiabile, ma nello stesso tempo abbiamo 30 posti di medicina che dovrebbero diventare cure intermedie. Però c'era un impegno ben preciso, tra l'altro ci sono delle determine anche del precedente direttore di Marche Nord, Aldo Ricci, in cui prevedeva 20 posti di lungo degenza o medicina post-acuti convenzionati con Marche Nord. Quindi noi, questi erano gli impegni ben precisi presi in sede politica, che io spero e non ho dubbio e non ho dubbi che il governatore Ceriscioli li mantenga. Lo ha detto poco fa, ormai Aldo Ricci è l'ex direttore dell'azienda Riuniti Ospedali Marche Nord, è stata nominata Maria Capalbo. Che cosa pensa di questa nomina? Ma io di Maria Capalbo ho molta stima, probabilmente abbiamo avuto modo di confrontarci diverse volte anche aspramente, e però devo dire che tutte le volte che l'ho chiamata delle volte anche alle 11 di sera, mi ha sempre risposto e comunque mi ha dato delle risposte. Poi spesso e volentieri ha saputo anche venire incontro alle esigenze dei cittadini, ma anche alle richieste del Comune di Fossombrone. Oltre al fatto che comunque il Comune di Fossombrone non è che ha competenze specifiche per quanto riguarda la sanità, può sollecitare eventualmente certo. Alcune situazioni. Però non è che, giustamente anche Maria Capalbo, alla quale auguro buon lavoro, però comunque sia deve attenersi alle direttive della politica, perché se la politica decide di fare delle cose o chiudere un reparto oppure eliminare un servizio, non è colpa della Capalbo, ma lei non è altro che un mero esecutore. Vado a leggere un altro messaggio. I cittadini vogliono a gran voce il ripristino della linea ferroviaria con annessa ciclabile, perché la politica è sempre in controtendenza. Un cittadino forse impronese. Quindi sono ovviamente sì, siamo pareri... in democrazia, certo. Solo che con questa questione del ciclabile o della ferrovia o del ripristino delle ferrovie, noi ci ritroviamo che ancora dopo 30 anni abbiamo dei roghi, e oltre al fatto che si è costruito, non per colpa di nessuno, ma a un metro dall'ex tratta ferroviaria, quindi io vorrei vedere come si riesce a ripristinare tale sito. Dunque, un altro messaggio. Lampioni che venivano spenti alle 2 di notte, guarda caso che da gennaio, con l'avvicinarsi delle elezioni, magicamente si riaccenderanno anche dopo le 2. Quindi speriamo sia... Allora no, prima però bisogna che partiamo da qual era il provvedimento iniziale. Esatto. Nel 2013 avevamo limitato con un provvedimento temporaneo, perché era specificato che era un provvedimento temporaneo, l'illuminazione pubblica fino addirittura alle 1 di notte, no? Poi piano piano l'abbiamo incominciato a riallungare, perché va precisato che noi spendevamo la bellezza di 500.000 euro, quindi mezzo milione di euro,
per l'illuminazione pubblica. Cioè non era più sostenibile, anche perché dovevamo mantenere determinati servizi sociali e nello stesso tempo quindi abbiamo piano piano fatto degli investimenti nelle linee dell'illuminazione pubblica, abbiamo previsto anche l'alternarsi dei lampioni, ma nello stesso tempo abbiamo installato anche dei LED, già ne abbiamo installato 160 in alcuni quartieri come Ghilardino, Zona Pep e i viali, Viale Europa per intenderci, e anche quest'anno finanzieremo altri acquisti di LED e piano piano riallungheremo le ore di illuminazione. Però devo dire che già eravamo arrivati alle 2 di notte, spegnimento, poi riaccensione alle 5 e mezza della mattina. Da gennaio, diciamo, acquisto di energia elettrica permettendo, perché ritorneremo, diciamo, non saremo più sul mercato libero ma tramite Consip. A quel punto, oltre al fatto che il comune di Fossombrone è uno degli unici comuni, penso della provincia ma anche della regione Marche, ad acquistare esclusivamente energia verde, no? Comunque avremo la possibilità di acquistare energia ad un prezzo molto inferiore e poi con ulteriori investimenti noi riusciremo a garantire l'illuminazione per tutta la notte, con lo spegnimento a modello crepuscolare. Noi abbiamo fatto una scelta, che qualche volta bisogna avere il coraggio di utilizzare la teoria, quella della formica e non della cicala, cioè il risparmio. Chiaramente i cittadini bisogna ringraziarli, perché noi nello stesso tempo abbiamo cercato di mantenere la pressione fiscale tra le più basse in assoluto, non della provincia ma della regione Marche, perché io sfido qualsiasi altro comune nel verificare, diciamo, a conti alla mano diciamo, la Tari, la Tasi e l'Imu, e poi praticamente abbiamo fatto una grande lotta all'evasione, perché abbiamo recuperato tantissimo con di elusione ed evasione fiscale, oltre 250.000 euro, quindi va anche ringraziato all'enorme lavoro fatto dall'ufficio competente, certo. Però perché noi siamo sempre partiti dall'idea semplice: pagare tutti per pagare meno. E quindi se noi paghiamo tutti, chiaramente si allarga la base e quindi piano piano stiamo riducendo il costo, ad esempio, della Tari, perché recuperando tanti metri quadri la Tari si sta abbassando e noi ogni anno riusciremo gradualmente ad abbassare l'imposta comunale sulla tassa dei rifiuti. Le pressioni fiscali sono tra le più basse della regione Marche? In assoluto. Cittadino ci scrive: Viale Europa, dove abita, guarda caso, l'assessore per quanto riguarda l'illuminazione. No, io non abito in Viale Europa. No, l'assessore Bonci, parla di Bonci. Dunque, andiamo avanti. Per quanto riguarda Viale Europa, però devo dire che è stata installata i LED in Ghilardino, Piancerrito, zona PEP, e quindi piano piano la installeremo dappertutto. Cioè, quindi penso che sul PEP sono rimasti tutti contenti, quindi Ghilardino spero idem, e quindi piano piano cercheremo di far fronte. Oltre al fatto che il patto di stabilità sembra che il presidente del governo Renzi provveda a un po' allentarlo, quindi poi nello stesso tempo noi comunque abbiamo messo da una parte un tesoretto di circa quasi 6 milioni di euro. Ecco, allora mi risponda a questa, visto che un nostro telespettatore ci scrive se sono previste a breve opere pubbliche per riqualificare la città, ecco, nel caso in cui questo patto dovesse essere un po' allentato. Allora, noi faremo delle opere pubbliche a prescindere dall'allentamento del patto di stabilità. Come dicevo prima, abbiamo usato la teoria della formica e adesso siamo in grado di dare delle risposte ben precise. E cioè a giorni partiranno i lavori di Piazza Giovanni XXIII con al centro la bellissima fontana di Bruno Bianchi, poi sono già partiti i lavori del corso di Isola di Fano e poi verrà trasferita la scuola materna in Viale Gramsci, sì. E poi io spero, anzi sono convinto, che riusciremo a sistemare anche la piazza di Ghilardino. Quindi non anche i marciapiedi delle vie limitrofe, però iniziamo dalla piazza con 45.000 euro. Già oggi stesso l'ufficio tecnico ha chiesto l'anticipo dei pagamenti per l'anno 2015, quindi entro l'anno noi riusciremo a fare la piazza di Ghilardino. Benissimo, parliamo sempre di lavori, ma in questo caso di asfaltature, perché sì. Ci chiedono del ripristino della Flaminia, quando verrà si parlava di ottobre. Ma io devo ringraziare in questo caso però il presidente della provincia. Tagliolini, no? Eravate presenti anche voi quando abbiamo fatto una conferenza stampa importantissima, che poi penso di quella conferenza stampa sicuramente il lato, diciamo,
meno positivo e più positivo era quello del ritorno a Fossombrone del quadro dei pittori di Bucci. Anche no, sì, assolutamente. No, quindi l'abbiamo visto tutti, l'abbiamo sentito, è stata una cosa un grande bellissima, ritorno. Quindi faremo una bella cerimonia al ritorno. Però nel frattempo il presidente è stato di parola, ha investito 75.000 euro e domani dovrebbero iniziare i lavori di asfaltatura del tratto che va dalle Mosse fino a Ponte degli Alberi, però di alcuni tratti ammalorati, perché con 75.000 euro non è che si asfaltano 5 chilometri di strada. Però comunque sia, già questo è un bel inizio e penso che sarà una bella risposta ai cittadini. Per le strade comunali invece sono previsti dei lavori? Sono previsti altri lavori. Noi abbiamo oggi stesso, insieme in concomitanza con Ghilardino, abbiamo finanziato altri 40.000 euro di lavori per le strade esterne, che pensavamo innanzitutto di intervenire anche nella strada di Santa Maria della Valle. Ci abbiamo altre situazioni veramente importanti, però chiaramente in questi anni, purtroppo con questo restringimento del patto di stabilità, quello che hanno subito più restrizioni è stato le strade. Io penso che basta che uno apra i giornali alla mattina, vede che giustamente i cittadini che pagano le tasse, che recriminano due cose, le strade, l'illuminazione e il servizio di igiene ambientale. Certo. E invece per quanto riguarda i cittadini di Fossombrone, sono educati per quanto riguarda la raccolta differenziata? Ci stanno attenti? Ma io devo dire che la raccolta differenziata è stata una scommessa, perché nel 2007 noi eravamo al 6,3% di raccolta differenziata. Dopo Isola di Fano e del Piano eravamo il fanalino di coda. Poi piano piano abbiamo introdotto una serie di raccolte di rifiuti porta a porta per quanto riguarda la carta e il cartone, sì. Poi abbiamo inserito l'organico e piano piano siamo arrivati abbiamo superato l'anno scorso il 65% di raccolta differenziata. Solo 17 comuni sulla provincia hanno superato questo dato che è previsto poi dalla legge, quindi vuol dire che gli altri sono fuori legge, no? Ma nello stesso tempo abbiamo messo in campo una serie di accorgimenti importanti, come la raccolta dei toner, ma l'utilizzo della carta riciclata all'interno degli uffici, quindi l'installazione dei LED all'interno degli uffici comunali, delle scuole, proprio perché comunque vogliamo dare, il comune deve essere il primo a rispettare le regole. È stato un buon esempio in questo caso, esatto. Poi i frutti sono visti, i cittadini hanno collaborato. E però volevo ringraziare adesso anche pubblicamente alcuni cittadini che una volta al mese, sì. Anche se simbolicamente, però stanno facendo un gran bellissimo lavoro. Si incontrano tutti, diciamo, una volta al mese per andare a raccogliere i rifiuti nelle parti magari più dimenticate e devo dire che tutti insieme sono 15 o 20. Il comune sta cercando in tutte le maniere di dargli un supporto tecnico, però mi piaceva comunque ringraziarli perché questo dà dimostrazione di un grande senso civico della città. E quindi, anzi, invito anche ad altri che comunque vogliono bene la città di Fossombrone, perché ce ne sono tanti che amano la propria città, che comunque di venire incontro a questa iniziativa. Anche perché verranno effettuate altre iniziative di questo tipo nei prossimi mesi, poi daremo anche noi l'appuntamento perché abbiamo seguito fin dall'inizio queste giornate, ma ancora non ci è stata comunicata la prossima data. Per quanto riguarda la fusione dei comuni invece? Ma io devo dire che una mia idea, ma questa è personale, sì. No? Io sono un pochino più scettico sulla fusione, mentre sono molto più aperto sull'unione, perché a mio avviso non si può passare con una fusione a freddo e quindi praticamente l'unione è il modo migliore per mettere insieme intanto diciamo, le esigenze di diversi cittadini. Mi rendo conto che ci sono alcuni comuni che difficilmente riescono a sopravvivere, no? E io penso, sì, che in futuro comuni come Fossombrone, Saltara devono far da capofila per un'unione dei comuni importante che possa essere anche riconosciuta a livello della grandezza dell'ambito sociale, quindi 8 o 7 comuni. Adesso non so Cartoceto se magari si sente più vicino a Fossombrone o a Fano, però chiaramente quelle poi sono scelte, sì, diciamo singole. Però io devo dire che ormai è ora di fare questa benedetta unione, no? E tra l'altro penso che sia un po' l'idea, un po' riportata anche dal segretario del PD Giovanni Gostoli tempo fa sulla stampa, che comunque bisogna incominciare a lavorare su questo discorso dell'unione. Chiaramente passare subito da niente a fusione mi sembra una cosa veramente difficile, che anche i cittadini stessi difficilmente accettano.
Avete intenzione di mettere i computer nelle scuole medie? Sì, noi praticamente abbiamo già, abbiamo già finanziato un progetto con la professoressa Gennari, con la quale ha sempre dimostrato molta disponibilità anche con l'amministrazione comunale, e noi abbiamo cercato di contraccambiare. Abbiamo predisposto tutte le linee, adesso abbiamo finanziato, mi sembra, 4.000 euro un intervento, e piano piano insieme cercheremo di superare diverse problematiche. Per esempio stasera ci siamo incontrati con il preside della scuola materna ed elementare, e praticamente anche con gli insegnanti, con i bidelli, per prevedere questa, questo trasferimento in Viale Gramsci, sì, che verrà fatta probabilmente a Natale. Io devo dire che abbiamo investito in quella scuola, in Viale Gramsci, la bellezza di quasi ormai 1 milione di euro. E nelle scuole noi abbiamo fatto il massimo. Prima ancora che il governo incominciasse a fare il progetto Scuola Sicura, e noi già avevamo investito 2,5 milioni di euro, no? Abbiamo quasi messo a norma tutte le scuole, c'è ancora alcuni piccoli interventi che comunque riguarderanno il Bucci. Non appena che noi avremo trasferito la scuola materna nel sito nuovo di Viale Gramsci, poi dovremo prevedere l'ultimo, perché ormai dopo per le scuole non c'è più nulla da fare, l'ultimo importante e massiccio intervento, che riguarda quello di Viale Cairoli, l'istituto, che comunque prevede un investimento di circa 400.000 euro. E questo si parla di... Ormai però nel 2016. Benissimo. Potete dire al signor Chiarabilli che l'ospedale di Fossombrone funziona al minimo delle sue potenzialità, in quanto mia madre si è recata lì una volta per una frattura ed è dovuta andare a Fano per una mancanza di un ortopedico, un'altra volta si è recata lì per un'abrasione e nel reparto non avevano nemmeno una garza. Infine la sala operatoria è inattiva. Allora, l'ospedale di Fossombrone, approfitto di questa sera per ringraziare tutti gli operatori, no? Perché stanno facendo dei miracoli. No, perché comunque è questa la verità, cioè lavorano con personale ridotto, no? E nello stesso tempo io invece ho molte manifestazioni di cittadini che si trovano bene al punto di primo intervento di Fossombrone, anzi anche di cittadini che si sono trovati male da altre parti e poi sono venuti a Fossombrone. Il mondo sembra grande ma è piccolo, no? Quindi nello stesso tempo delle volte uno si può trovare meglio a Fossombrone. Dobbiamo sempre dire una cosa, che nell'ospedale di Fossombrone c'è un punto di primo intervento, cioè se noi pensiamo che ci sia un pronto soccorso, sono ormai 7-8 anni che non esiste il pronto soccorso a Fossombrone, ma come non esisteva a Cagli, non esiste a Sasso Corvaro. Noi dobbiamo invece lottare affinché comunque vengano mantenuti i servizi fondamentali, no? Perché non è corretto nei confronti dei cittadini che magari per una lungodegenza uno debba girare mezza provincia, magari per una persona anziana che poi ha anche difficoltà nello spostarsi. No, quello non è tollerabile. Prima di proseguire con i prossimi messaggi, qualche secondo di pubblicità. A fra poco. Bene, bentornati, siamo in diretta con il vice sindaco di Fossombrone, Michele Chiarabilli. Dunque, continuiamo con i messaggi perché ce ne stanno arrivando, insomma, davvero tanti. Tutti i giorni rispondo anche su Facebook, quindi sono la abituato. La contattano anche sui sono social. Sono abituato, non c'è problema. Dunque, ma mi fa piacere, perché l'impegno di un amministratore deve essere a 360 gradi, no? No, non solo per fare le inaugurazioni, ma però anche per far fronte, anche a dare delle risposte ai cittadini, nel limite del possibile. Chiaramente io tutti i giorni dedico un'oretta, magari nella pausa pranzo, a rispondere, o alla sera dopo cena, a rispondere il più possibile ai cittadini. Qualche volta spero di venire incontro alle loro esigenze, altre volte purtroppo mi duole il cuore, però non posso accontentarli. Certo, immagino. Dunque, in tanti ci chiedono la stessa cosa più o meno. Qual è il suo programma per candidarsi a sindaco per i prossimi 5 anni? Innanzitutto, ha intenzione di candidarsi? Ma guardi, io ancora non abbiamo mai parlato all'interno del centro-sinistra di candidature, e poi io non sono la persona più titolata per parlare di strategie o di candidature, no? Ci sono dei partiti che compongono la coalizione, anche se io ritengo che
la prossima volta dovrà essere una lista ampiamente sia di centrosinistra ma comunque civica, no? In cui possono essere rappresentate anche molte, diciamo, elementi della società civile, perché è fondamentale, perché la politica non può chiudersi in se stessa e dobbiamo aprirci, no? Perché parliamo tanto che i giovani, e ora però i giovani, che comunque di renderli partecipi e di renderli protagonisti, perché una città che vuole un futuro praticamente è e non può che non essere dei giovani. Io questo l'ho sempre detto, da quanto mi sono messo a lavorare come un giovanissimo, no? Perché ormai non lo sono più, no? Ovviamente ormai ho 40 anni, quindi no? Ora è giovane. Vabbè, diciamo che ci sono più giovani di me, no? Che comunque si sono dati da fare tantissimo, hanno rimesso in piedi un carnevale storico, il trionfo del carnevale, che erano anni che non si faceva più. Vabbè. E devo dire, io ho lavorato con loro e con un grande entusiasmo, no? Quindi noi dobbiamo cercare di coinvolgere, questo è un esempio che magari non calza bene con il discorso delle candidature o meno, però è ora che la politica si apri alla società, no? Perché se rimaniamo chiusi dentro le stanze di partito non si va da nessuna parte, no? Perché non è vero che si risolvono i problemi con la protesta a prescindere, per risolvere i problemi bisogna stare sul pezzo, però e bisogna essere presenti tutti i giorni e portarli avanti tutti i giorni. Però dobbiamo aprirci noi ai giovani, perché non è vero che i giovani non hanno voglia di occuparsi di politica o del bene della città. Quindi lascerà un posto a un giovane? Allora, io spero di continuare a lavorare coi giovani, no? E anche da sindaco magari? No, guardi, io ho sempre detto che prima di tutto io appartengo a una coalizione politica ben precisa e la coalizione, io mi adeguerò a quello che deciderà la coalizione, perché comunque è giusto, perché bisogna stare in squadra, quante ore bisogna stare in squadra e noi dovremo cercare di vincere chiaramente le elezioni, no? E gli altri faranno la loro parte. Io ho visto sti giorni degli articoli di giornale sulla stampa che Baldelli non è l'anti Chiarabilli, ma cioè qui non, Chiarabilli non ha mai detto neanche se si candida o meno, quindi aspettassero prima di fare le battaglie, no? Certo. Dunque, il centrodestra risolverà i suoi problemi, il Movimento 5 Stelle risolverà i suoi problemi e noi al centro-sinistra cercheremo di risolvere i nostri in maniera molto equilibrata, cercando di avere la coalizione la più aperta possibile, la più compatta possibile e cercando di lavorare per il bene della città. Certo. Perché noi abbiamo bisogno di lavorare per il bene della città, non perché poi molte volte io mi augurerei che, e però devo dire che qualche volta anche con qualcuno della minoranza, pur ho avuto anche degli scontri accesi anche in passato, però nello stesso tempo devo dire che c'è stato anche qualche condivisione, no? Però questa condivisione secondo me ci deve essere sempre di più, perché viviamo in un paese di 10.000 abitanti, quindi non è che viviamo a Roma dove ci sono 6 milioni di persone, no? Quindi è giusto e doveroso comunque lavorare tutti insieme, maggioranza e minoranza, a prescindere da chi vincerà le elezioni, per il bene della città. Vado con una segnalazione. Sarebbe ora di spostare l'isola ecologica sita in prossimità di attività commerciale a Isola di Fano. Dicono che puzzano, sporcano e non è un bel vedere. Allora, guarda, sulla questione Isola di Fano sono d'accordissimo. È già stato fatto un email o fax, adesso non mi ricordo, dal responsabile del settore lavori pubblici, sì, perché quella isola ecologica, siccome che verrà esteso il servizio porta a porta anche nella, diciamo, a Caspessa, quindi non ha più senso. Ormai verrà fatto porta a porta fino a Caspessa e quindi quell'isola ecologica piano piano dovrà andare a sparire, mentre potranno essere potenziati magari altri contenitori del verde o della plastica, sì, o del vetro o del metallo. Per quanto riguarda le uscite delle scuole, avete intenzione di disporre almeno di un pulmino all'anno? Ma guardi, il servizio Scuolabus è sempre, ormai la maggior parte dei comuni hanno abbandonato il servizio Scuolabus, no? Noi siamo ancora uno dei pochi comuni che in parte perché in parte è stato esternalizzato, ancora continua a gestirlo in house. Chiaramente noi abbiamo un pulmino, lo terremo per quanto riguarda questi servizi extra scolastici, per quanto riguarda anche qualche gita
no, in collaborazione, comunque condivise con la direzione didattica. Sì. Però chiaramente dobbiamo sempre più pensare che il comune non può più far fronte da solo al discorso scuola bus o mense scolastiche, non è più matematicamente possibile perché comunque i costi sarebbero troppo alti e quindi anche poi è un servizio ormai che va fatto in un'altra maniera. Ecco. Come cittadino mi auguro che tra le opere da realizzare vi sia una rampa che permetta ai disabili di scendere agevolmente dal piano superiore del cimitero al piano inferiore senza dover rinunciare a portare un saluto ai propri cari. Beh, questa è una situazione. Beh, questa sicuramente è una bella proposta. Noi l'abbattimento delle barriere architettoniche l'abbiamo cercato di fare dove era possibile, ad esempio negli uffici dei Palazzo Piazza Dante abbiamo installato un ascensore che porta fino al terzo piano e quindi lì sono state abbattute le barriere architettoniche, è stata messa una rampa per i disabili, però nello stesso tempo ci sono anche dei palazzi dove c'è la residenza municipale dove è difficile abbattere le barriere architettoniche, sì, quasi impossibile. Quindi, però in questo caso la proposta mi sembra anche meritevole di attenzione. Quindi insomma ci lavoreremo. Sopra. Volevo sapere quando verranno tolte le transenne dalla scuola primaria, quindi anche qui continuano a chiedere, ad avere informazioni per le scuole. Sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera, sono un autotrasportatore. Sì. Volevo chiedere qualche cosa lì al vice sindaco. Prego. Che lui dice ha fatto questo, fanno quello, sindaco o vice sindaco, ma ascolta, sì? Certo, siamo qua, la sentiamo, dica pure. Ecco, allora, ci sono le buche nelle strade disastrose, le strade franate che non si passa, ma che cosa sta dicendo che abbiamo fatto, fanno tutte queste cose? È impossibile aggirare con un autotrino anche per la circonvolazione di Fossombrone. Poi c'è una segnaletica estrosa. Cosa aspettate? Le piante sono belle quando sono piccole, ma quando sono grandi sono ancora più belle. Coprono tutti i segnali. Ma questo lo vedete? Ok, grazie, buonasera. Grazie a lei. Quindi buche, frane, segnaletica, allora, e anche guardi, vegetazione. Per quanto riguarda la segnaletica, il signore aveva pienamente ragione, perché comunque nel comune di Fossombrone, ma non solo il comune di Fossombrone, nella maggior parte dei comuni della provincia, oltre che la numerazione civica, ma anche la segnaletica era disastrosa, no? Sì. Noi praticamente abbiamo dovuto, oltre a mettere 3.000 numeri civici nuovi, perché comunque ne mancavano, addirittura abbiamo dovuto nominare 100 nuove vie, tra cui delle vie nella zona industriale di San Martino. Tant'è vero che abbiamo anche finanziato un cartello segnalettico all'uscita di Fossombrone Est che prevederà zona industriale di San Martino, perché molti autotrasportatori si sbagliavano ed uscivano nell'uscita successiva, poi creando anche intralcio all'interno della città di Fossombrone. Poi per quanto riguarda le piante, noi penso che siamo l'unica amministrazione in questi anni che ha apportato le maggior potature nelle vie di Fossombrone. Sì. Chiaramente ne abbiamo fatte tante, ne dobbiamo fare altre, però abbiamo potato lungo la zona industriale di San Martino, abbiamo fatto i viali, Viale della Repubblica, quest'anno faremo Viale Cairoli e Viale Gramsci. Però chiaramente noi stiamo utilizzando i nostri dipendenti, qualche lavoratore socialmente utile e adesso anche alcuni di questi diciamo profughi che ci stanno dando una bella mano. Quindi lavori socialmente utili. Quei lavori socialmente utili, ai quali sono 7, stanno addirittura loro o danno una mano daranno una mano con le potature, in altri casi già hanno iniziato la pulizia delle caditoie, no? E ne abbiamo pulite nel giro di qualche settimana più di 120. Però. E con il supporto, chiaramente sono seguiti da un responsabile dell'Auser, però chiaramente devo dire che stanno venendo fuori dei piccoli buoni risultati. Dunque, le barriere architettoniche di Palazzo Comunale di Corso Garibaldi quando verranno eliminate? Quindi lo diceva prima. Beh, quelle diventa un po' più difficile, perché quello è un palazzo storico e quindi diventa difficile
intervenire è anche molto impegnativo. Ah, per quanto riguarda le buche che chiedeva il signore, l'abbiamo risposto anche poco fa. Vi ricordiamo che da domani su occhialanotizia.it nel nostro sito potrete trovare tutte le informazioni. Vi ricordo anche che se volete intervenire in diretta non dovete chiamare al numero di cellulare ma a quello fisso che vedete in sovraimpressione. Diceva? Dicevo che per quanto riguarda le buche, chiaramente come in tutti i comuni c'è questo problema. Però sfido altri comuni ad aver investito con queste situazioni economiche adesso 1 milione di euro che verranno realizzati nell'arco di 2 mesi. Sarà molto difficile che si trovino altri comuni qui nella provincia di Pesaro Urbino che fanno questi investimenti. E poi devo dire che noi ogni anno, solo per la manutenzione ordinaria, investiamo più di 100.000 euro. Ma noi siamo uno dei comuni che ha più chilometri di strade di tutti. Insieme a Cagli siamo uno dei comuni più grandi come estensione della provincia di Pesaro Urbino, quindi non è facile mantenere tutte le strade, però diciamo che secondo me entro primavera, comunque gennaio-febbraio avremo fatto gran parte di opere pubbliche e quindi anche saremo intervenuti nelle strade. Vice Sindaco, se lei è democratico, come si ritiene, come mai ai convegni sulla ferrovia non si è mai presentato almeno per ascoltare? Ma io sono andato, ho fatto una scelta ultimamente, ero andato a alcuni convegni, poi praticamente siccome che ho visto che c'era molta strumentalizzazione in merito alla questione e siccome che era ora di prendere una decisione, perché questo siamo diventati ormai il paese in Italia che non si decide mai, no? Qui sì. 30 anni che non si decide, i cittadini invece recriminano giustamente delle decisioni e io ho una mia idea, che poi può piacere, siamo in democrazia, noi siamo per la rivalutazione di quell'area, di quel sito, perlomeno io parlo fino a Calmazzo, no? Da Calmazzo a Fano, che poi dopo, se per andare a Urbino vogliamo fare la pista ciclabile e anche il trenino, no? Ben venga, no? Oppure vogliamo mettere entrambe le soluzioni, però è ora di risolvere il problema, perché non è più possibile che un sindaco o un amministratore di un comune debba lottare con le ferrovie dello Stato, che giustamente loro è una tratta per loro dismessa, lo ha già detto il Ministero, il Consiglio di Stato, e noi continuiamo e ci ostiniamo. E io ritengo che ormai è giunto l'ora di prendere una decisione. La Regione deve dimostrare questa volta che, oltre che ai numeri, ma anche la volontà di risolvere questa situazione ormai che persevera da tantissimi anni. Ma la strada per andare a San Martino dei Muri ve la siete dimenticata? No. Tra ponti ristretti e ponti che crollano diventerà inagibile? No, San Martino dei Muri non è dimenticata, tra l'altro il ponte è stato ristretto perché c'è un piccolo problema che però adesso siamo diciamo, ci stiamo confrontando con la provincia e che quindi vedremo di risolverlo o comunque dobbiamo avere delle risposte dalla provincia in merito sì. alla questione, anche perché noi stiamo subendo un danno in quella situazione, però San Martino dei Muri la strada ha dei problemi, ma sono meno gravi di altre situazioni. Chiaramente dobbiamo creare una scaletta di priorità. I residenti di San Martino dei Muri hanno il diritto di recriminarlo, però praticamente adesso, prima io in modo sarei disonesto dal punto di vista intellettuale, se dico che interveniamo prima a San Martino dei Muri, quando probabilmente ci saranno altre realtà dove interverremo, cioè Santa Maria della Valle, perché comunque abbiamo una situazione veramente di difficoltà, per non parlare Montalto Tarugo. Dunque, stanno arrivando ancora tantissimi messaggi per quanto riguarda la ferrovia, ma io credo che già gli abbiamo dato ampio spazio. I commercianti di Fossombrone ringraziano tanto il vice sindaco per mantenere il suolo pubblico l'immondizia più alto della regione. No, no, questo... C'è un'imprecisione. No, questo proprio... Io sfido chi ha scritto questo messaggio, premente, io sono tutti i giorni in ufficio, venga in ufficio da me, lascio anche il numero di cellulare. È aperto il confronto. Ah no, guarda, siccome che ho i tabulati di tutti gli altri comuni, li ho fatti fare, ci ha perso più di un giorno per fare questi confronti, praticamente io ritengo che la tassa sui rifiuti
e l'occupazione di suolo pubblico, oltre al fatto che noi siamo uno dei pochi comuni che la riduce del 50% nel periodo estivo per gli esercizi commerciali, che va da giugno a settembre, da maggio a settembre, no? Quindi più di questo io sfido chiunque altro comune a dimostrarmi che ha delle tariffe molto più basse. Dunque, Zanchetti, presidente della Confcommercio, ha detto che ci sono dei segnali di ripresa, anche se un po' timidi, diciamo così. Che cosa ne pensa? Vede questi segnali di ripresa? Mi fa piacere che abbia detto questo. Chiaramente io concordo su quello che diceva Zanchetti, che non bisogna, diciamo, stare sugli allori, no? Dormire sugli allori, però praticamente dobbiamo ancora lavorare tutti insieme per cercare di portare avanti delle iniziative importanti, perché noi abbiamo delle belle iniziative. Adesso so che i ragazzi del Comitato dei Commercianti insieme alla Proloco stanno vedendo se si riesce a portare avanti anche quest'anno il Forum Shopping Natale. Sì. Poi abbiamo il Forum Anticum, abbiamo il Forum Shopping Estivo e abbiamo la festa del Tartufo Bianchetto, quindi oltre al carnevale allegorico e al carnevale storico che ormai è diventato, diciamo, con una risonanza a livello regionale, però stiamo lavorando tutti in questo senso. E mi ha fatto piacere comunque quell'articolo, perché ho visto un articolo della Confcommercio, perché in questo caso lui parlava, diciamo, come persona, un po', diciamo, come rappresentante, come presidente locale della Confcommercio, che comunque riconosceva che il commercio aveva avuto un impulso positivo. Oltre al fatto, questo impulso, a mio avviso, ce ne sarà ancora di più, perché noi abbiamo previsto una disposizione di giunta, che poi verrà riconfermata dal bilancio 2016, in cui le nuove attività dal 2016, che si insedieranno dal 1 gennaio 2016, avranno l'esenzione di tutte le tasse comunali per i primi 4 anni. Quindi questo, io so che anche Pesaro faceva una cosa similare, per 3 anni noi per i primi 4 anni abbiamo previsto, e sono convinto che anche questa disposizione sicuramente avrà dei risultati e dei benefici per l'intera cittadinanza, ma soprattutto per le attività commerciali, e devo dire che oltre alle attività commerciali comunque noi abbiamo un bel anche settore produttivo. È vero. Zanchetti poi diceva anche di puntare sul turismo culturale e promuovere le eccellenze non gastronomiche locali, che non mancano perché ne avete tantissime. Sul turismo è prevista l'apertura di un ufficio IAT? Allora, l'ufficio IAT già esiste, solo che viene aperto 2 giorni alla settimana, no? E come i musei vengono aperti 2 mezze giornate alla settimana, stiamo lavorando con l'assessore competente, che è l'assessore Prussiani, per dare una risposta definitiva su questa questione del turismo, che io lo reputo un elemento fondamentale per lo sviluppo di una città. Purtroppo adesso abbiamo dovuto lavorare su altri fronti, però adesso ci dedicheremo in questi mesi al turismo, perché per cercare di tenere aperto l'ufficio IAT tutta la settimana, tutti i mesi dell'anno, e nello stesso tempo di tenere almeno i musei aperti. Noi abbiamo dei bellissimi musei che ci invidiano tutti, perché abbiamo dalla storia romana rinascimentale al Novecento, abbiamo la Quadreria Cesarini, il Parco Archeologico, poi la Corte Alta e la Pinacoteca, quindi, e la Chiesa di San Filippo, che è un gioiello di chiesa barocca. Quindi praticamente cercheremo di tenerli aperti almeno il fine settimana, per dare un servizio ai turisti e nello stesso tempo di far nascere una sinergia tra commercio e anche cultura, che è fondamentale. Il turismo culturale, quindi ci lavorerete. Invece prima ha citato diversi eventi, il prossimo quale sarà? Allora, stiamo lavorando, anzi stanno lavorando, perché noi, io ho detto a nome dell'amministrazione che noi cercheremo di fare lo sforzo di andare incontro sempre economicamente, come abbiamo fatto da tanti anni a questa parte. Però chiaramente stanno vedendo innanzitutto i conti, perché comunque è fondamentale, non è che si può andare avanti senza una programmazione ben precisa. E adesso i conti, una volta fatti i conti, vedremo se riusciremo a riproporre un forum shopping natale all'altezza della situazione, come abbiamo fatto ormai da diversi anni, e che devo dire che si è andato sempre più sviluppando nel corso del tempo ed è ormai un punto di riferimento di tutta la regione Marche, ma io ho incontrato persone che venivano anche da fuori regione l'anno scorso, e chiaramente in un mese e mezzo, perché si inizia alla fine di novembre e finisce al 6 di gennaio, praticamente abbiamo la bellezza di oltre 70.000 visitatori, cioè, e quindi anche un bel impulso per il commercio. Però chiaramente io capisco che questi ragazzi
che, ai quali bisogna fare un monumento, perché comunque stanno facendo tutto gratuitamente insieme ai commercianti, che comunque anche loro danno una bella mano economicamente, perché non solo il comune, oltre agli sponsor privati, che comunque nonostante le difficoltà economiche ancora alcuni ci sono, però dobbiamo far tutti fronte insieme a questa situazione, perché a mio avviso, senza riproporre il forum shopping Natale, comunque ci sarebbe un vero problema per tutte le attività commerciali, soprattutto del centro storico, perché noi in questi anni abbiamo cercato di valorizzare in primis il centro storico. Sono importantissime anche tutte le altre attività commerciali presenti nel territorio, però io ritengo che un'amministrazione seria debba prima preoccuparsi del centro storico, perché è il cuore della città. Senta, a proposito di commercio, per combattere il commercio in nero cosa vuole fare l'amministrazione? Ma il commercio in nero, noi siamo stati, io penso, una delle prime amministrazioni che ha iniziato a fare la lotta ai negozi dei cinesi, ma non perché ce l'abbiamo... Anche venditori abusivi, mi ricordo, durante la fiera. I venditori ambulanti, no? Chiaramente, solo che bisogna prendere delle contromisure ancora più energiche, e lo abbiamo testato ultimamente, perché noi dobbiamo far conto di una cosa, che questi problemi non diminuiranno col passare degli anni, ma aumenteranno. Quindi noi abbiamo già la ricetta, a partire dalla fiera di Sant'Aldebrando, che ci sarà diciamo ad aprile del 2016, di cercare di contrastare nel modo più assoluto i venditori abusivi. Però io dico anche questo, siccome che esiste l'offerta, ma esiste anche la domanda, noi non avremo chiaramente nessuna remora neanche nei confronti di chi acquista dai venditori ambulanti, perché sono previste sanzioni per circa 200 euro e le applicheremo fino in fondo. Benissimo, allora chiudiamo questo appuntamento con lei, ricordando, invitando tutti i cittadini a venire a Fossombrone, a partecipare anche al forum shopping e a tutti gli eventi che ci saranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Cercheremo di fare del nostro meglio, siete tutti invitati a Fossombrone e siamo felici di ospitarvi. Grazie ancora al vice sindaco di Fossombrone Michele Chiaravilli per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie anche ai nostri telespettatori per averci seguito e buon proseguimento di serata.